No, il dato di quanto cresce la popolazione anziana nei comuni della provincia. E immagino che sia perché ce ne sono ancora, diciamo, perché arriva l'ondata, come diceva lei, dopo, sia perché forse la popolazione che arriva è di meno, la popolazione che arriva è finita. Però mi chiedo che cosa dobbiamo immaginarci di struttura a sostegno della popolazione nei prossimi anni in tutta la provincia. Mi sembra che diventi una cosa Domanda impegnativa. importantissima. No, adesso ascoltiamo altri, non so come se Sì, magari ne raccogliamo raccogliamo un po' di qualcuna. punti che ci dite voi. Lorenzo. Vorrei che si parlasse di più del fatto che la conseguenza peggiore del, come abbiamo visto, dell'aumento di anzianità di quella fascia che non lavora più, non è più produttiva. Quindi la prima causa direi è appunto la fuga dei giovani, cioè non solo la mancanza di nascite, ma la fuga dei giovani negli anni 50 dalla Sicilia, che adesso spopolata, ci sono molto più spopolate di una volta, paesi interi, nessuno lo dice per i giornali. Dalla Sicilia venivano con la valigia di cartone, col treno, a Milano e Torino per andare alla Fiat. Adesso la Fiat l'abbiamo regalata, perché dire che è venduta, e col trolley, sempre dalla Sicilia, vanno in Germania, fra l'altro col pullman, questo per dire i problemi ambientali, i rischi, c'è anche questo fatto, no? Che abbiamo. Credo che abbiamo ancora la più grande linea ferroviaria di metri per ettaro, però è sempre meno utilizzata per merci, ma a parte quello. E credo, perché si dice, beh, meno giovani vuol dire meno disoccupazione, un corno, perché appunto, faccio l'esempio della Fiat, se ne va, quando non hai giovani si perde il lavoro, questo perché, poi se ne. Tutti dicono, ah, ci vengono a rubare il lavoro quelli che arrivano di spagnolo. No, da sempre, come Torino e Milano, hanno vissuto di questo, proprio, non tanto della Fiat, ma si sono rigenerate per tutti i giovani che arrivavano e facevano famiglia, e questo potrebbe succedere proprio se si fosse intelligenti di saper accogliere e integrare quelli che vengono dai paesi invece dove la piramide è rovesciata, cioè messa nel modo giusto, che l'80% dei giovani siamo a queste percentuali, che sono dall'altra parte del Mediterraneo, poi nemmeno parliamo dell'Oceano Pacifico. Ecco. E questo, se voi ci pensate, la stessa Roma, dove uno straniero diventò imperatore, gli Stati Uniti dell'Ottocento, cioè. Non si può evitare di avere un'economia che funziona senza pensare alle immigrazioni, alle emigrazioni. Mussolini li mandava in Libia, ma perché ce n'erano tanti, non era una cosa intelligente. Vabbè. Dunque, adesso lo chiedo, probabilmente non è un problema statistico. Però l'ho sentita anche una conferenza a San Lazzaro, vabbè, l'ho sentita anche una conferenza a San Lazzaro, e tra i problemi che io non avevo mai pensato, anche se un pochettino lavoro nel ramo, dell'aumento della popolazione anziana, ad esempio un problema è quello delle case, che adesso attualmente la popolazione anziana vive nel centro storico oppure in palazzi, in cui non si può mettere l'ascensore, per cui ci sarà uno stravolgimento del mercato, per cui ci saranno molte abitazioni che valevano niente, che verranno crollato il prezzo, e le abitazioni a piano terra, con giardino, aumenteranno. Ovviamente se in qualche modo l'ente locale non lo gestisce bene, viene uno stravolgimento del mercato. Questa cosa non ci avevo mai pensato, appunto, tu la ricordavi durante l'incontro a San Lazzaro.
voglio sapere, l'aumento della popolazione anziana, oltre a questi problemi, questo problema, quale altro problema porta che bisogna in qualche modo governare il territorio, se in qualche modo siamo puri, insomma, non per vedere il futuro. Questa è la prima cosa. Il fatto, e la seconda domanda è questa, anche qui non sei da statistico, ma diciamo da persona competente, il fatto che ci sia questo ricambio, tanto specialmente nella città, di persone che entrano e poche nascite, quindi in qualche modo mi verrebbe a dire, brutalizzo, Bologna perde un po' l'anima, cioè mentre in altri posti sento ad esempio che il dialetto, no? Io ero un posto dove ero tra i pochi bolognesi, anzi credo l'unico, comunque vabbè, e gli altri parlavano tra di loro anche il dialetto, io faccio difficoltà a parlare, questo per dire, e forse il fatto che Bologna non ha più una sua storia, ecco, per cui il dialetto, no? Ma questo per dire anche altre abitudini, no? Per cui si mangerà spaghetti alla bolognese quando non si sono mai, non esistono, ecco, questo è per dire. La terza cosa, semmai l'anticipo, semmai alla fine, a me piacerebbe sapere, visto che tu hai fatto parte degli 8 saggi che in qualche modo hanno, pensano come governare, chiamato dal Comune di Bologna, questi 8 saggi dovevano in qualche modo fare delle previsioni su come cambierà la città e su come governare. Ecco, so benissimo che non è ancora tutto deciso, che rimane tutto al sindaco, eccetera, eccetera, ma se ci puoi fare qualche anticipazione di questo gruppo di saggi, che cosa ha pensato e che cosa si può fare appunto per mantenere questa città che è sempre stata accogliente e solidale. Scusa solo un secondo, preferisci che facciamo uno stop o andiamo? Se ci sono altri che. Ma magari c'è anche qualche altra domanda. Ma sentiamo ancora così. Ok. Prego, prego. Scusi. Non avevo visto. Io volevo chiedere tutte queste cose che hai detto questa sera. I politici vi ascoltano, i politici di destra, di sinistra, tutti quanti, vi ascoltano. Siccome faccio il volontariato sull'ambiente, la tutela della salute, volevo riprendere un attimo a fare una domanda riguardo il futuro. Perché qui è vero, basterà se ritornerà il Covid come sembra, e non si sa, speriamo di no, sembra che le persone anziane saranno vicine a concludere la loro vita, come è stato con la Bergamo. A questo punto si liberano tanti spazi della città, dei centri storici, che già le case immobiliari, io abito in centro storico, telefonano per sapere se vuoi vendere la casa o hai paura e vuoi vivere in un paesino, e come dei corvi. La seconda cosa, la domanda è, ha tenuto conto della sua relazione del futuro e quello che riguarderanno le tecnologie? Perché non è il posto di lavoro, qui i lavori finiscono umani lo stesso, tra poco i robot ci sostituiranno, sono già lì pronti in agguato, e questo sarà anche una cosa abbastanza veloce. Grazie. Io ho 66 anni e nel 79 ho avuto la mia prima figlia, nell'82 la seconda, diciamo che ero controcorrente in quegli anni, l'ultima l'ho avuta nel 94. E ai tempi delle prime figlie non ebbi nessuna difficoltà a inserirle negli asili nido, perché addirittura mi facevano scegliere se volevo il metodo sperimentale, lagarziano, il montessoriano, perché eravamo proprio pochi, eccetera. Dopo, negli anni successivi, le cose sono cambiate, c'è stato un grosso declino anche nei rapporti degli insegnanti rispetto ai bambini, e questo io l'ho visto nella crescita delle mie figlie, quello che avevano guadagnato loro e dopo non si è potuto più notare. E poi ho avuto una figlia nel 94 e già i tempi erano cambiati ancora.
Io questi dati non così precisi, però mi ero abbastanza a conoscenza. E una cosa che vorrei sapere di più, nelle nascite. Nelle nascite mi sembra che oggi su 5, se non mi sbaglio, bambini che nascono, ce ne sono uno, diciamo, di origine antica italiana e gli altri che sono di origini miste, di provenienze più variegate. E quindi a me piace molto questo fatto, perché quando si dice che la gente viene qui che ci porta via gli spazi, chissà che cosa, queste persone invece sono venute a ripopolare quello che noi, adesso io ho cercato di fare la mia parte, ma che tanti di noi non hanno fatto, per cui dico per fortuna che sono venuti. Certo, questo, come diceva prima un amico, sta rivoluzionando quello che è le nostre origini, e quindi guardando lontano vedo un mondo dove ci saranno tantissime cose diverse, anche le tradizioni che si perdono, prima diceva il dialetto eccetera. Quindi comunque la mia domanda era questa: capire ancora più precisamente questo rapporto, se come quello che ho annunciato, se è un po' differenziato, e quindi nel futuro chi studia e ma anche chi deve proporre e pensare alla città, che cosa pensano di fare, e quindi le risposte che vogliamo dare. Aggiungo una cosa io. Ah sì, ok. Una delle cose, forse quella che mi ha colpito di più, è il cambio continuo che c'è a Bologna, perché quando pensi che arrivano appunto 15.000 persone non ti sembra un gran numero, però effettivamente pensate negli anni fanno un'altra impressione. E questo soprattutto legato al tema delle relazioni da ricostruire. Io l'ho vissuto tra l'altro da ragazzina in prima persona, perché ho avuto più traslochi e quindi ho visto la fatica del costruire di nuovo tutto un ambiente, e è una cosa che poi da ragazzini riesci a fare anche abbastanza velocemente, quando sei più adulti meno, e le relazioni credo che siano proprio anche importanti in vista di un invecchiamento, di una società che in qualche modo si deve sostenere al suo interno puntellandosi tramite relazioni che non sono solo quelle familiari, ma anche quelle amicali, vicinato e così via. Quindi mi piacerebbe, così magari se hai qualcosa da aggiungere su questo punto. E mi ha colpito anche il fatto che arrivino molte persone, quindi Bologna è attrattiva, ma ce ne sia anche un buon numero che se ne va. Delude Bologna? Oppure ci sono altri territori poi più attrattivi? O qual è il motivo di questo, forse invece fisiologico, naturale, succede anche in altri posti? Non lo so, dite voi, dobbiamo rispondere. Allora, intanto vi ringrazio perché ovviamente avete fatto, tolgo questo così ti vedo meglio, avete fatto interventi tutti molto intelligenti e per me è una soddisfazione, perché non è facilissimo parlare di queste cose a quest'ora, e il fatto che ci siano molte domande vuol dire che insomma forse non vi ho annoiato così tanto, no? Bene. Allora, adesso i problemi che avete posto, dovremmo stare qui fino a domenica per parlarne fino in fondo, però avete centrato tutte le questioni. Adesso io provo velocemente a aggiungere qualcosa. Allora, primo grande tema: la sfida della longevità. Io personalmente
la chiamo così. E io ho lavorato in questi ultimi anni, sono in pensione ormai dal 2016, come volontario con Hauser, che è un'associazione, se non la conosciate, di volontariato, mi avviso molto meritorio, come ce ne sono altri, quindi una delle tante che per fortuna... una delle associazioni per fortuna che fa queste cose. Allora, lo dico con chiarezza, tanto qui siamo in una sede che ci permette di essere, come dire, espliciti. Vivere così a lungo, perché, attenzione, se quello che noi diciamo qui si verifica, e dobbiamo lottare per questo, gli uomini a Bologna tra 15 anni vivranno mediamente quasi 85 anni e le donne 87. È una cosa bellissima, perché se facciamo un referendum, volete vivere fino a 85 anni, 87, penso che prendiamo il 99%, però è una grande sfida, è una grandissima sfida. Allora, voi, mia moglie fa il medico ed è una ginecologa al maggiore. In questo momento, al maggiore, diciamo in questo momento, se non è adesso, sarà tra un'ora, tra due ore, a Sant'Orsola, sta nascendo una bambina. Bene, siamo nel 2020. Questa bambina, statisticamente, vivrà fino al 2110. E dovrebbe avere i suoi genitori, fino a quando lei non diventa capace di intendere e di volere da sola, e dopo lei la capacità di pensare tutte le scelte della sua vita in un arco di 90 anni. Ecco, moltiplicate questo caso per decine di migliaia di bambini che nascono nei vari anni, e questo è un grande tema, e se volete poi attraverso Camilla ve ne faccio avere una copia del volume, insomma, che abbiamo fatto un volume con dei contributi, ho scritto qualcosa anch'io, ma sono molto importanti, la Flavia Tranzoni, Don Nicolini, sono persone, abbiamo cercato di vedere, questo è uno dei grandi problemi, e questa società, la nostra, noi, lo deve pensare, perché se lo pensiamo bene, quella sfida diventa una grande occasione, quella di vivere il più possibile tutti a lungo, ma anche bene, altrimenti diventa un problema. E io sono arrivato a un problema banale, il Signore, sì, non ci voleva né una laurea né un diploma. Io facevo il censimento, a un certo punto, quando abbiamo fatto il censimento, mi sono accorto che sulla base delle risposte che dava la gente, che spero vere, ma direi vere, anche non c'era nessun motivo di falso, il 70% a Bologna delle abitazioni che sono collocate in palazzi che hanno almeno 3 piani, no? Quindi la villettina, non hanno l'ascensore. Allora, secondo voi si può gestire in modo efficace un problema di una società che diventa sempre più anziana con una situazione di patrimonio abitativo di quel tipo? No. Ed è un problema serio, perché siccome dopo gli 80 anni le statistiche ci dicono che una persona su 6 o 7 purtroppo rimane non autosufficiente, cioè ha dei grossi problemi con gli spostamenti, quella persona, se non ha l'ascensore, non esce più di casa da sola. Quindi sì, non è proprio un dettaglio. Quindi, e poi potrei farvi altri mille esempi. Quindi noi dobbiamo avere il coraggio, lo dicevo prima del Covid e dopo il Covid ancora di più, per il modo in cui ha colpito qui da noi, sì, è stata pesante, ma non drammatica, in alcune zone drammatiche della popolazione anziana, dobbiamo avere la capacità, questo problema, di pensarlo, di governarlo. E attenzione, qui io lo dico con chiarezza, io ho lavorato a lungo in comune, ho fatto a lungo il dirigente pubblico e ho lavorato con 7 sindaci, 11 assessori di qualsiasi orientamento politico, quelli che si sono succeduti, che i cittadini hanno scelto. E devo dire che la maggior parte di loro ho un ricordo bello, ottimo, e quando dicevamo queste cose
nei limiti di quello che potevano fare ascoltavano, no? Quindi io voglio riconoscere sotto questo aspetto alla nostra classe amministrativa un'attenzione al problema, però il problema è talmente forte che noi non ci possiamo illudere che lo risolva un sindaco o un assessore, anche perché, attenzione, il 90% delle case in cui manca l'ascensore non sono di proprietà pubblica, sono private, e non lo deve mettere il comune l'ascensore. Quindi ci vuole uno sforzo collettivo per affrontare il problema della longevità molto, molto, molto consistente, molto lucido, anche perché questa tendenza non è una moda, no? Quello che diciamo noi è che la nostra società bolognese, ma anche emiliano-romagnola, ma anche italiana, sarà caratterizzata da questo problema degli invecchiamenti in misura così accentuata almeno fino al 2060-2070. Quindi abbiamo 50 anni davanti con cui convivere con questo problema. E quindi, se vogliamo, si può anche programmare, pianificare, no? In modo serio. E questo è un problema, a mio avviso, enorme, che richiederebbe da parte di tutti, anche degli amministratori, ma soprattutto tutti noi, un'attenzione maggiore. E quindi, primo grande tema che queste slide pongono, che io sono qui questa sera per dare il mio contributo personale a questi temi, attenzione, perché vivere a lungo è una cosa stupenda, però è come andare in montagna sul Monte Bianco, non ci si può andare con le ciabatte e i draghetti, no? In montagna, no? Qualcuno lo fa, ma insomma di solito poi arriva il soccorso alpino a portarlo giù. Ecco, in più qui abbiamo un grande problema, questo è veramente difficilissimo da affrontare, ma ci dobbiamo mettervi con la testa e venirne fuori, che, come ha detto lei e parte anche altri, la maggior parte di queste persone anziane nel futuro non staranno in centro storico e non staranno nemmeno a Bologna, staranno fuori, perché sono andate fuori molte ad abitare 30-40 anni fa e adesso hanno la casa in proprietà là, per cui o tutti vendono di colpo la casa, ma non si sa poi dopo dove vanno, se no rimangono là, no? Anche perché poi la gente, giustamente, in linea di massima, vuole vivere dove ha scelto, nella propria casa, no? Allora, voi pensate a 250.000 anziani oggi, 300.000 domani, distribuiti sostanzialmente su tutto il territorio provinciale, quindi Appennino, Pianuri, Molese, non solo Bologna, e pensate cosa significa, da un punto di vista tecnico, organizzare un servizio di assistenza domiciliare per un numero molto elevato di persone, tutte quelle che ne possono avere bisogno, su un territorio così ampio, è una sfida enorme. E se non ci mettiamo tutta l'intelligenza, tutte le risorse che abbiamo e tutte le tecnologie che abbiamo, non le vinciamo mica. Quindi, ad esempio, diventerà fondamentale, se uno ha bisogno di un esame medico, invece di costringere lui da 40 km a venire in ospedale a Bologna per fare quell'esame, sviluppare la telemedicina. Ma per sviluppare la telemedicina ci vogliono, come Camilla ci insegna, delle reti tecnologiche adeguate a quel flusso di dati, perché se hai la connessione ADSL con 6 mega, come abbiamo quasi tutti noi oggi, la telemedicina non la fai, perché quindi c'è necessità di investimenti fortissimi, così come se quella persona non può più, per ragioni fisiche, uscire sistematicamente di casa per andare a fare la spesa al supermercato con la macchina, bisogna organizzare, ovviamente a pagamento, però con dei prezzi sostenibili, un servizio di consegna delle merci a domicilio. Ma qual è il problema? Che se oggi voi state a Bologna, le grandi catene a Bologna la spesa ve la consegnano, ma se state fuori, lontano, quel servizio non c'è mica ancora. E questo non può essere così, tra nemmeno adesso, ma tantomeno fra 5 anni, 10 anni, bisogna ripensare tutto. Beh, quindi il primo tema che stasera abbiamo capito, diventare vecchi, nel senso di vivere molto lungo, è una cosa stupenda, però è una bella partita e dobbiamo giocare. Secondo tema, che è quello che poneva Camilla, questo è il grande tema di Bologna, il tema più delicato, che poi è anche quello che attraversa la politica, no? Perché poi la politica a volte sembra così un po' svagata, no? Poi alla fine la lingua. Allora,
perché si parla così tanto, anche se molto spesso con dei toni che io non condivido, però questa è la mia posizione personale, quindi ogni posizione, quando viene espressa in modo civile e umano, è legittima. Perché si parla così tanto di immigrazione? E forse anche quelli che ne parlano non hanno capito fino in fondo il rilievo di questo tema. Perché Bologna, ma tutta l'Emilia e larga parte dell'Italia, se non c'è un flusso migratorio di quel tipo, è condannata a un declino demografico irreversibile. Poi se è questo che vogliamo, va bene, allora ce lo diciamo, accettiamo il fatto che l'Italia fra 50 anni, invece che 60 milioni di abitanti, siano 40, perché è questo che succede se si ferma il movimento migratorio, che di questi 40, 20 siano anziani. Poi se riusciamo a funzionare con una società dove su 40 milioni 20 sono anziani, vabbè, forse ci applaudono in tutto il mondo, ma non è così semplice. In più, se tra 40-50 anni fossimo 40 milioni, metà del paese scompare. In Emilia, se non ci fosse un ricambio del tipo di quello che ricordava Camilla, rimarrebbe in piedi solo la via Emilia, tutto l'Appennino e tutta la pianura più esterna si estinguono. In questo momento, questo è già un dato di oggi, se voi andate a vedere i dati demografici dell'Appennino piacentino, del delta ferrarese, ogni 100 morti nascono fra i 25 e i 30 bambini. Voi avete mai visto un'azienda che ne guadagna 25, ne spende 100, rimanere in piedi? No, o arriva qualcuno a tenerla su, o se no fallisce nel giro di pochi anni. Quindi, poi è una questione difficilissima, e qui viene il tema che tenevi tu, che decidiamo tu reciprocamente. Allora, qui diciamo questo, io giro quello che hai detto tu in positivo, ma non perché è quello che dobbiamo fare. Bologna, ma questo tutte le città italiane del nord sono nella stessa situazione, quindi anche Modena, Reggio Emilia, quindi dico Bologna perché siamo a Bologna, però ogni giorno la sua identità la deve ricreare, se non la ricrea la perde, certo, è una sfida continua, perché quando in un anno, ogni anno, come ricordava Camilla, arrivano in città 15.000 persone, è chiaro che bisogna portare quelle persone al confronto con i nostri valori. Poi magari ci accorgiamo che i nostri valori sono giusti al 90% e che grazie al loro arrivo il 10% possiamo anche cambiarlo, però dobbiamo avere il coraggio, anche perché, attenzione, quelle persone vengono qui perché sono affascinate da quello che abbiamo fatto nel passato, perché se gli facesse schifo andrebbero da un'altra parte. Quindi dobbiamo avere il coraggio di, siccome sappiamo di avere alle spalle una storia importante, sociale, economica, culturale, di civiltà, insomma, la vostra organizzazione su questo, come dire, siete qui per questo tutti i giorni, di proporre questo insieme di valori, laici e anche religiosi, a chi arriva, non con la presunzione di chi dice va tutto bene, ma anche con la consapevolezza che comunque veniamo da una storia importante. Quindi la sfida è una sfida importante. Poi sì, è chiaro, alcuni aspetti, e anche a me dispiace moltissimo, anche se non sono mai stato in grado di parlarlo decentemente, perché venendo dalla montagna abbiamo già un altro dialetto ancora, quindi il bolognese era già per me difficile. Il dialetto bolognese è un patrimonio culturale importantissimo, sicuramente va conservato, no? E diventa molto difficile in questa situazione, quindi ci sono dei rischi. Però dobbiamo aprirci, perché se ci chiudiamo la partita è persa, se ci chiudiamo l'unica prospettiva che abbiamo. Quindi a me quello che dispiace quando si parla di immigrazione, no? Poi ognuno di noi ha i suoi valori ideali, religiosi, civili, quindi insomma adesso il tema è molto ampio, però anche se ragiono solo tecnicamente, no? Proprio da demografo, è che non si capisce che cosa significa dire chiudiamo tutto. Non si capisce, cioè
È come se io a casa dico chiudiamo tutta l'acqua e dopo 4 ore mia moglie viene a dire com'è che non mi lavo la faccia, ma hai detto di chiudere tutto, non ti lavi la faccia perché abbiamo chiuso tutto, domani non farai più il bagno e il giorno dopo, a meno che non ci metti l'acqua minerale, non vogliamo più nemmeno la pasta. No, quindi bisogna essere consapevoli, e questo è un tema delicatissimo, e a me quello che dispiace è che il tema che dovremmo affrontare con più lucidità, no? Che, da cui dipende il nostro futuro, purtroppo è in continuo. Vabbè, però questo è un tema molto ampio. Quindi questa sera, come avete visto, i grandi problemi: longevità, immigrazione, nascite, perché una volta si facevano 2 o 3 figli e adesso i giovani hanno una difficoltà così forte anche a farne uno solo. E quando lo fanno, questa è una domanda cruciale per una collettività, perché le collettività vivono attraverso il flusso delle nascite e purtroppo dei decessi, no? Altrimenti si affidano totalmente al movimento migratorio, ma è una scelta impegnativa che va gestita, perché attenzione, a Bologna, adesso lo dico in astratto, potrebbero nascere, quindi teoricamente, 15.000 bambini e 3.000 immigrati. Non c'è scritto nelle tavole della legge che i nati devono essere 3.000 e gli immigrati 15.000. È, tra virgolette, un modello che in qualche modo ci siamo scelti, e questo non è che lo ha deciso il sindaco con una delibera o un'ordinanza, no? Cioè, nel senso che... Quindi ci sono problemi enormi. Allora, io sul lavoro chiudo, il sindaco mi ha chiesto, ovviamente sono stato a lungo un dirigente del comune, quindi in qualche modo evidentemente quello che avevo fatto prima lo ha portato assieme ad altre persone a scegliere anche me per questo incarico, lo dico per chiarezza, è completamente gratuito, quindi l'abbiamo fatto come tutti voi questa sera per puro spirito di servizio, e sono stato felicissimo di farlo. Stiamo concludendo i lavori, adesso non vi posso anticipare per correttezza perché ne parlerà lui a breve. Ecco, la cosa che vi posso dire è che stiamo finendo i lavori, ci avevano dato il termine del 30 settembre, anche nonostante il Covid, che ovviamente a lungo non abbiamo potuto lavorare in presente, però insomma siamo riusciti attraverso tutti i vari mezzi a lavorare comunque. Io, come sempre, quando mi chiedono di fare qualcosa, se accetto, ho cercato di mettercela tutta, dopo giudicherete voi. Vi posso dire solo la filosofia: abbiamo cercato tecnicamente, perché il nostro è un lavoro anche tecnico. Intanto un dato molto importante: il sindaco ci ha detto ragionate nella logica dell'agenda 2030, e io ho accettato anche per quello, perché per me, che mi occupo di queste cose, ovviamente era molto importante. Quindi i documenti che usciranno saranno molto nella logica che abbiamo visto questa sera dell'agenda 2030, e noi come gruppo abbiamo cercato di vedere i rischi che il Covid-19 ha scatenato, che purtroppo sono molti, sanitari, sociali, economici, ma abbiamo cercato anche di vedere le opportunità, no? Perché qui, per venire fuori da questa congiuntura, ci vuole quello che stiamo facendo stasera, prudenza ma anche coraggio, no? Perché se non avessimo un po' di coraggio stasera eravamo tutti a casa a guardare qualcosa in televisione, no? E quindi il nostro è stato un ragionamento di dire sì, abbiamo dei rischi ma ci sono anche delle opportunità. E adesso vi faccio solo un esempio, vi anticipo solo una cosa, ma intanto se ne sta parlando pubblicamente, quindi non rivelo nulla, che però è stato anche nel nostro ragionamento tecnico un elemento molto forte. Allora, noi nel giro di un mese a Bologna, dico Bologna ma potrei dire Milano ancora di più, anche Roma, in tutte le città italiane, anche nei paesi, una parte significativa della popolazione, immagino che qualcuno di voi sicuramente, ha dovuto imparare a lavorare senza andare in ufficio, no? È stata una rivoluzione. Adesso cosa facciamo? Anche quest'autunno probabilmente, se vogliamo gestire questa criticità, dovremo andare avanti, no? Ma non possiamo andare avanti solo improvvisando, no?
dobbiamo a questo punto quella modalità di lavoro che è importantissima pensarla bene. Allora, ci sono enormi problemi, adesso non mi soffermo su questi perché sennò facciamo mezzanotte, forse l'una, però ci sono anche delle grandi opportunità, che sono opportunità di vita individuale, no? Perché magari una persona, se invece di andare in ufficio 5 giorni alla settimana ci va 2 o 3, forse riesce a conciliare meglio anche gli impegni familiari, no? Io ho lavorato per una vita uscendo tutte le mattine di casa, come poi alle 7 di mattina e tornando spesso alle 8 di sera, non era semplicissimo occuparsi anche di tutto il resto, no? Le cose di questo tipo. E da un punto di vista ambientale, molti spostamenti che adesso facciamo per andare a lavorare possono essere ridotti. E questa è un'opportunità che dobbiamo cogliere, anche perché, attenzione, come ha detto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, tra qualche mese, speriamo pochi, avremo un vaccino contro il coronavirus. Ma non abbiamo il vaccino contro la crisi climatica, perché noi ci siamo scordati di lei, ma lei non si è scordata di noi, cioè nel senso, c'è ancora. Quindi noi adesso, questo del lavoro agile o smart working, o lavoro a distanza, chiamate come volete, è uno dei temi, ci sono molte opportunità che si aprono. Le dobbiamo vedere, dobbiamo avere il coraggio che hanno avuto i nostri nonni e i nostri genitori nel dopoguerra, quando dalle macerie hanno ricostruito Bologna, in 15 anni l'hanno ricostruita. Nel 1945 Bologna era in larga parte rasa al suolo, nel 1960 uno che veniva a Bologna non avrebbe mai immaginato che 15 anni prima c'era stata la guerra, no? Ecco, allora noi, adesso per fortuna il Covid è una sfida impegnativa, ma Bologna non è stata distrutta, non abbiamo delle macerie, abbiamo purtroppo in molti nuclei familiari avuto delle tragedie, ma la città è ancora per fortuna in piedi, molto vitale, ma dobbiamo avere però il coraggio di fare generazioni. Io lo dico a me stesso, cioè io ho sempre avuto un'enorme gratitudine nei confronti di quella generazione, che poi è stata quella di miei nonni, di miei padri, come di tutti voi, per quello che ci hanno dato. Adesso anche noi dobbiamo dare ai nostri figli, però adesso nel ricostruire, non fisicamente ma in modo più immateriale, la città, ripartire, cose di questo tipo, dobbiamo tenere conto di quello che stasera qui abbiamo detto all'inizio, di avere uno sviluppo sostenibile, perché altrimenti tra 5 anni, tra 3 anni ripartiamo e siamo negli stessi problemi di prima. Quindi vi ringrazio molto, adesso vi lascio andare a casa perché vi ho già annoiato abbastanza. Le questioni che avete posto sono tutte importantissime, per me è stato molto bello perché vuol dire che insomma, l'essenziale di quello che volevo dire è stato compreso perfettamente. Speriamo, e su questo, come dire, un po' dipende dalla politica, un po' però dipende anche da tutti noi, che anche nei prossimi mesi ci sarà un appuntamento importante, perché comunque si decide chi governerà questa città anche per i prossimi 5 anni, che saranno anni ovviamente molto impegnativi, e credo che sarebbe bene che ognuno, nel rispetto delle proprie convinzioni personali, politiche, io non entro nel merito di questo, però che si discutesse, ci si confrontasse sui temi reali. Cioè io, quando avevo un po' di tempo in comune, c'erano i volumi delle sedute del Consiglio Comunale negli anni del dopoguerra, ogni tanto mi prendevo mezz'ora anche nella pausa e me li leggevo, e rimanevo colpito dalla concretezza di quelle discussioni, anche in un periodo di scontro ideologico feroce, no? Perché l'Italia del dopoguerra era un'Italia segnata da divisioni impressionanti, anche internazionali, però quando erano lì, ecco, adesso dobbiamo avere la capacità, in un mondo che forse non è più semplice, ma sicuramente non è nemmeno più difficile di allora, di avere una capacità di confronto così profonda, perché i problemi di cui abbiamo parlato questa sera richiedono delle soluzioni. Perché se vogliamo vivere a lungo bene, alcuni temi vanno affrontati, altrimenti vivremo un po' meno a lungo e probabilmente abbastanza peggio, e non è questo che vogliamo. Ecco, adesso vi dico un dato:
hanno dato il bonus del 110%, adesso tutta l'Italia ne parla e io sono d'accordo, cioè sono forse anche esagerato, forse bastava anche il 90%, ma vabbè, qui noi italiani possiamo così, o di qua o di là, giusto, però vabbè, insomma, prendiamo questo 110%, sacrosanto il problema dell'isolamento termico, l'energia, il sisma, ecco, nessuno però ha pensato a dire diamo il 90% anche se uno mette l'ascensore, no? E secondo me oggi mettere un ascensore non è meno importante che mettere il cappotto, proprio perché siamo una società molto anziana, però ecco, allora spero che le famiglie, i cittadini facciano pressioni, io cerco di farlo, però insomma, conto per quello che conto, sulla politica, perché si convinca che oltre a isolare le case termicamente, a renderle più sicure da un punto di vista sismico, agevolare anche la messa a norma delle case da un punto di vista dell'accessibilità è importante, no? E questo, bene. Vi ringrazio ancora Camilla per questo invito, venirti da voi è sempre una bellissima esperienza, vi auguro una piena ripresa dell'attività, Covid o non Covid, e questa sera ci abbiamo provato e ringrazio chi è qui e se qualcuno ci ha seguito anche su Facebook. Grazie davvero.